Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera a tutti, ciao. Buonasera. Allora, devo fare una comunicazione di servizio. Al Clapper. Clapper, avevi ragione, la mia dislessia. Non era del 47, ma del 74 la sigla, la canzone. È del 74. Sentire dalla musica è quella. Sì, sì, ma la dislessia. Di che cosa stai parlando, scusa Giorgio? La base musicale, non sei stato attento l'altra puntata. Il Clapper chiedeva di che anno fosse la base musicale. È un late show della CBS degli del 74. È un fancheggiante. Sì. Va bene, va bene, va bene, va bene. Va bene, va bene, va bene, va bene. Va bene. Tutto bene, ragazzi? Come state? Bene, bene, grazie. Un po' stanco. Clapper, ieri sera com'è andata? Benone. Hai fatto assembramenti? Assolutamente no, sono stato in casa tutto il giorno. Ti sento la voce un po' rauca però, Clep. Mi sono appena alzato. Allora ti stai Cosa smorso al fuck? ho capito, vabbè. Allora, Giorgio, ti vedo spento, Giorgio. Sì, lo sai, io sono prossimo all'aldilà. Per l'amo Giorgio, per piacere. Vabbè. Sono bravo. Allora, Roby, vai. Dove devo andare? Non devi dire qualcosa. No, adesso non c'ho voglia, lo diciamo dopo, dai Giorgio. Ok, va bene. Allora, sono stanco. Allora, io c'ho il cuore che non batte, mi manca il fiato, sono scusato. Tu, il Clapper dorme. Maria Rosa, parla tu. Ciao a tutti, come è andata la settimana? Sono andato fuori col coccodrillo, ho fatto un po' di strada, sono stanco. Comincia a fare caldo. Sì, il suo cane, il coccodrillo. Comincia a fare troppo caldo. Ma no, sto bevendo un bel tè caldo, io invece. Tè caldo. Molto zuccherato, con un po' di... Sarei morto, se no non morirei. Cioè, arriva del tempo. Allora, una comunicazione io, Roby, che è quella che ti dicevo. Quale? Sì. Che ti ho mandato. Sì. Vai e uccidi. Allora, è una cosa che... abbiamo realizzato con l'agenzia con la quale lavoro. Vabbè. Per i ristoratori, io ve la butto lì, è una cosa gratuita, perché voglio aiutare, come Ponte Vico Live è nato per affrontare un determinato momento, abbiamo sviluppato questa cosa, invece, per cercare di aiutare i ristoratori a riaprire. Vi faccio vedere velocemente cos'è e di cosa si tratta, proprio in 2 secondi rapidissimi, ma proprio in 5 nanosecondi. Allora, ok, adesso dovreste vedere. Ok, si chiama To The Table. In pratica, gratuitamente, diamo la possibilità a tutti i ristoratori di creare il loro menu digitale. Sapete che adesso, con le regole della distanziazione, sarebbe cosa buona e giusta non avere, quindi ridurre al minimo i contatti con chi viene a mangiare, avere comunque sia delle... diciamo il non contatto, sanificare o igienizzare, non mi ricordo qual è il termine, ogni volta il tavolo, il menù. Insomma, abbiamo sviluppato questa cosa, ripeto, totalmente gratuita. Basta andare tothetable.it, ci accedete, potete iscrivervi, fare il menù digitale del vostro ristorante. Non dovete scaricare app, non dovete fare nulla, e così i vostri clienti. Stamperete un QR code normalissimo, che sono quei codici a barre quadrati con tutti i puntini. Il vostro cliente arriverà, lo inquadrerà e potrà tranquillamente avere accesso al vostro menu. Tutto, ripeto, assolutamente gratuito. Non si paga niente. Detto ciò... Come funziona? Ok. Allora, in pratica, tu col telefono inquadri questo codice bar, il QR code, sì, che è quello quadrato, e in automatico sul telefono ti compare tutto il menu del ristorante. Tutto, ripeto, gratuito.
tu non vai a toccare il menu, ma tocchi solamente il tuo telefono praticamente. Esatto, tu hai il tuo telefono. Cioè, chi ti dico, chi l'ha già l'ha scelto ha fatto degli adesivi, ha incollato degli adesivi sul tavolo, adesso usa le tovagliette perché così fa prima igienizzare, non ha le tovaglie, le varie cose, lo incolla sul tavolo, tu arrivi col tuo telefono, tec, lo inquadri e hai il tuo menu. Contatti pari a zero. Lo possono aggiornare tutti i giorni? Quando vogliono, sì, accesso libero, possono aggiornarlo per fare il menu di pranzo di lavoro, per fare il menu della sera, le pizze, fatto per ristoranti, per tutti, per chiunque. Ma c'è anche la carta dei vini oppure c'è solamente... C'è anche la carta dei vini, c'è la carta dei vini, dolci, proprio, è completo a 360. Adesso lo stiamo lanciando qua comunque sia nella zona della Francia Corta, in altre province, nel Cremonese lo stanno già utilizzando perché è partito proprio in queste ore e ribadisco, è una cosa totalmente gratuita fatta per cercare di agevolare un po' la ripresa in questa situazione. Io fallirò, gli altri andranno avanti. Vabbè. Detto ciò, iniziamo con le foto. Faremo una colletta, Giorgio. Dai, però era tempo pieno da Ponte Vico Live. Allora, iniziamo subito con una fotografia che mi ha inviato, anzi che ci ha inviato il dottor Guarinelli, senza dirci chi c'è e chi non è, quindi se la smazzerà lui. Me? Dottor Guarinelli. Io non so, Klepper vai, non so che anno è. Io uno ne ho riconosciuto, il resto uno, no. Uno forse non me lo ricordo, dovrei andare a vedere il messaggio che mi avevano mandato. Ma... però un po'... Ma non, ma non è stata allora... presa dal calendario dell'Avis anche questa qua? No, io non l'ho mica vista nel calendario dell'Avis. No. Aspetta, vado a prendere il libro di Attilio che me lo sono dimenticato. Attilio, grazie ancora. Sempre... Ciao Attilio. Attilio, se stai ascoltando serve anche a me, grazie. Entro sempre a Priano che... Ah, talvez dal fisico, né? Dalle conoscenze dal... dal fisico, eh. Riargo? Allora, scusate, mi ero andato a prendere il libro. Allora, Anna Triglia dice Renato Patata. Qual è Renato Patata? Sì, quello in mezzo, tra i due in piedi. Sì, è il penultimo. Esatto. Poi c'è Vega. Ah no, Giga, Gigas. Al Gigas. A Gegas, non so qual è. Marini. Marini è l'ultimo sulla destra, sì. Giusto? No, è quello in mezzo. Quello con i baffi. No, Marini Gerardo, ma sul mio. Parola è Gegas, perché rilasciamo di solito Gegas. Poi c'è Gianni Black. Ustia, Gianni Black è quello il primo a destra. Il primo a destra. Esatto. Ok, Anna Triglia dice sì, Marini Gerardo. Che? Marini Gerardo. Gerardo e Gegas. E quei due sulla sinistra invece con i baffotti e il bambino? Nessuno. No, nessuno. Clepper. È Barià. Qual Barià? Giulia... Giuliano Bariani, ma sono... adesso mi ricordo il mio non come si chiama. Esatto, Anna Triglia infatti dice Bariani. Ah, e Oscar Gervas. Ah, certo. E Gede, Gervasi Oscar. Certo. Non lo conosco. Fuori. Vabbè. Certo, okay. Questa foto me l'ha mandata Renato, ma ha scritto anche l'anno, però non mi ricordo mio, che era se andata il messaggio, ma se vado a vedere il messaggio sconcentro a te. Stai calmo, Klepper. Stai calmo. Sì, fa niente. Renato, scrivici. Sorvoliamo sulla data. Magari no, te lo bene. Ma è quando hanno trovato la piroga? No, lei era della Falegna comunque. In una a 6.000 le piroghe. Già così inabrisciato. Ecco, non si dicono queste cose, si pensano e basta. Si bruciano e basta. Giorgio? Dimmi. No, stai tirando gli ultimi, stai facendo. Finiamo la puntata, dai. Allora, adesso... Signori, è stato un piacere, buonasera. Meglio addormo perché si sta. Allora, vediamo chi c'è, chi riconoscete in questa fotografia. Dovete riconoscerlo. Almeno uno, un personaggio lo riconoscete. Alla solita da schiaffi, quindi dovreste riconoscerlo.
Ho riconosciuto la maestra. Guarda, tutti l'abbiamo riconosciuta. Uno dici, Giorgio? Uno sì, almeno io ne... Allora, una ragazza bambina l'ho riconosciuta subito, è la prima che ho riconosciuto. Sì, anch'io. Poi mi è stato suggerito che c'è anche... quello delle team, sberla, faccia da schiaffi. Benissimo. Nessuno, Clapper. Dai, guardali bene. No, non ci credo. Quello lì è cucciato sopra tutti gli altri, e chi dico io? Quello a metà, quello che si distingue dalla maschera? Secondo te, certo. Ah, il farmaco! No. Via este, l'intramesso. Guardate il Clapper. Che Andrea fa? Si guarda la foto del G. Magari capo me fra lei. No, tuo fratello non era in classe con me. Questa è allora, Roberto è Romano lo stanno riconoscendo praticamente tutti. Poi dicono che ci sia Maggi, Cisco, Marchesi, Baronio, Alessandro. Roberto Cisco. Sì. Qual è? Sotto di me. Qual è? Ah, che qui c'hai. Sì. Ah, è vero, Roberto. Poi dicono che la banda alla Cisco del Marchese. Marchese Fausto, sì. Anche che era Satanai con dei miei fratelli. Sì, penso di sì. Sì, ah, sì. Ma anche quella lì vicino alla maestra, adesso riconosciuto. Vi sto mettendo di sovrimpressioni, i commenti che arrivano. Beh, ho visto. Aspetta, che immagini. Allora, anche Luciano sta dicendo... Anche Ciano Guerra, che è? Certo, li sta dicendo tutti lui. Ciano fa sì... Ah, è lì che spuntava, lì via esta. Luciano fa il bravo, dai, che questa qui, se non li conosci tu, chi deve conoscere? No, ma qual è lui? Luciano è il terzo partendo da destra, da sinistra. In piedi? In piedi, sì. Ah, quello biondino, infatti è biondino, sì. Biondino, sì, è. Allora, hanno riconosciuto Tiziana Moretti? Che sì, anch'io. Ma la maestra chi è? La maestra chi è, prima di tutto? Damiani. Maestra Silvana Damiani. Esatto. Mi ha fatto la storia a Pontevico, no? Comunque, se mi ricorda un sacco, Roby da piccolo, mi ricordi un sacco coso? Come si chiama? Nessuno magari si arrabbia. Alessandro, Paola Veronesi, sembra uguale Alessandro da piccolo. Con questo cosa vuoi dire? Ah, non è che va a passare la finestra comunicanti, non so, Non so, è uguale, mi ricordo un sacco Alessandro da piccolo. Perché i bambini sono tutti uguali da piccoli, tranne te, poi tutti gli altri sono tutti uguali. Ah, allora, okay. li hanno indovinati oppure li spariamo fuori? Poi dicono che ci siano... Santa Perotti? Sì, vicino alla maestra, sulla destra della maestra. Ah, sono anni che non la vedo quella ragazza lì. Abita a Monza. Ah, se non mi sbaglio. Poi, no, Anna Triglia sta facendo i complimenti, dice Ciano, ma come ribello. Ciano, biondino. Ok, vediamo se qualcun altro riesce a riconoscersi. Su. Sono parto da sinistra in piedi, dai. Sì, vai con calma. Che dopo, sai che noi siamo in anticipo rispetto a loro. Certo, hai ragione, scusa. Bisogna dargli il tempo. Cioè, non che noi siamo più svegli di voi, assolutamente. No. Tiziano Veronesi mi dice, ma che beat. Pota, Tiziano, ma guarda che a me ricorda Fessa Alessandro da piccolo. Però, pota, oh. No, Tiziano, Giorgio Gabiffis, l'acqua, che gli fa male. Pensa che ho trovato una bellissima fotografia sul libro di... che mi ha dato Attilio. E Giorgio, chi è che hanno riconosciuto, che così iniziava a fare un po' di... Sono fermi, quelli che hai visto, non hanno più detto nulla, quindi se vuoi... Allora, dai, in piedi partendo, dai. Guardando la fotografia da sinistra, in piedi c'è Angelo Girelli,
Sandro Magni, Luciano Guerra, Simona Conca, Paola Scalvenzi, Tiziana Moretti, Santa Perotti, la maestra, sotto la maestra c'è Elena Guarneri, Alessandro Barbieri. Io che sono sfasato rispetto a, alle due file, poi c'è... Poi perché? Boh, non lo so, perché... Boh, non è so un ribelle! Ma no, perché... Ma, probabile. Accucciato, partendo sempre da sinistra, c'è Fausto Marchesi, Roberto Taino, Guerrino Maggi, Maurizio Zacco, Alessandro Barogno, Daniele Barogno. Ah, Daniele, è vero. Quello che lavora da Fontana, se non mi sbaglio, no? Sì, è lui. È lui? Ah, certo. Ok. E Barber, po Barber. Se Barber è in alto a destra. Sandro. Ma qui sono, qua se non mi sbaglio eravamo in quarto o quinta, se non mi ricordo. Ma che il numero di ghiacciolo sei? Non era marrone quello? È vero! O che ci ha avviato dal culo? No. Se la Klepper fa un salto che porterà in gibelo? Non mai a dai che sei simili di strada. Perché sta spegnendo il fuoco, sta spegnendo il fuoco. L'assura! Non ho voglia di bere la birra. Ulla, ma tu sei malata, Lula. Sei grave. Allora, qua andiamo ancora via, una fotografia, andiamo a giocare sempre con il mood, che sembra aver riscosso un ottimo successo lanciato da Roberto, quello delle bande. E bande, vediamo questa... Giorgio, mi raccomando, bande musicali. Vediamo questa banda, da banda. Chi è composta. Vediamo anche se qualcuno di voi conosce il nome. Ustia, questa qua wow, è che divi! Io questo possiamo nome garantire che è tutta gente di Ponte Vico, immagino, vero? Sì, tutti sì, i non vedenti, secondo me. Sì, probabilmente. Chiamano i non vedenti. Allora, Giorgio, sì. diamo un aiutino. Uno era presente anche nella foto precedente. Yeah. Nella stessa domanda la maestro. È nella stessa posizione dove è adesso, probabilmente si è ferma all'SPB. Aspetta che ti fa una foto, ciac, ti abbiamo fatto la foto, poi si è fermato sempre lì. Qual è la sua posizione? Ma tu Giorgio sai il nome, perché io non me lo ricordo il nome di questa band qui. Ah no, non lo so, ma tu hai girato una fotografia, ti ho detto tieniti i nomi perché tu la gestisci questa cosa. Ce l'ho sul telefono. Aspetta che vado a vedere, stai lì fermo, eh. No, non inquadrarmi che devo uscire. No. Allora stanno dicendo che c'è Fabrizio Marchesi, Stefano Gennari. Sì, è vero. Poi Angelo Fontana. Sì. Gigi Barbieri. Gigi Barbieri? Boh, ha scritto Tiziano Veronesi. Ma no, è Alessandro Barbieri. No, non me l'ha detto che gruppo era, I non vedenti? No. Sono tornato, sono ancora qui, fra voi. No, non me l'ha detto che gruppo sentito, era. Fabrizio, dimmi che gruppo era. Se ci sei, batti un colpo. Ne manca uno, se non mi sbaglio. No, due ne mancano. Aspetta un secondo che sto esportando una fotografia che mi ero dimenticato di esportare e arrivo subito. Ma metti di mandare Giorgio una foto all'Evesto. Certo, dopo te la mando. Su Messenger? Sì. Ah. Ecco, puoi andare se dargli Elisido o no. Allora, il primo non lo mi chiedono, dicono che ci sia Sandro Barbieri. Sì, a destra, Alessandro Barbieri. Ah, Stefano Gennari ha detto che il nome lo ce lo dice dopo. Ah, bravo, grazie okay. Stefano. Ciao Stefano! Guarda che lui ci ascolta anche lui attraverso il satellite perché è a Parma, quindi è lontano. Ah, sono internazionali. Ormai. Allora, Enza Corbellini dice vicino a Fabrizio, forse il figlio di Rina Corbellini, non ricordo il nome. Beppe Gadeschi, sì. Beppe Gadeschi, ma Dio. Anche lui poverino. Ma cosa c'è?
Nadia Este ha già spoilerato il nome del gruppo, però aspettiamo. Ma Nadia, svelaci un segreto, è così che ti ha conquistato? Sì, guarda che sguardo truce. Nadia, diccelo, diccelo. Allora, Stefano conferma che sì, esatto, è Giuseppe Gadeschi. Ma Dio te. Manca solamente quello in basso. Quale? Uno è Fontana. Fontano. Non avevo sentito che l'avevano detto, non l'avevo sentito. Ah. Ero distratto. Buono. Però allora c'è gli scuri e Gini Fontano. Infatti è l'unico che è l'unico che ha sugli occhiali, effettivamente. Sì. Ha che frase che il gas under barbero. Ma era per... che bel ciuffo che c'ha. Gli occhiali probabilmente. Erano i Blues Brothers di Pontevico. La Blues Brothers Band e no altri. Giorgio, ma il nome del gruppo? Ah, lo dice dopo Stefano. Stefano, dai, allora, se vuoi dire... Nadia l'ha già anticipato, però vai Stefano, così lo mandiamo in sovrimpressione il nome del gruppo. Vediamo. Sappiamo che siamo un po' in anticipo noi con... Fio, questa qua delle band, delle bande musicali, ho scatenato l'inferno. Sì. Ma le mie bande sono dei complessi. Sì, ma lui le chiama bande. Lui le chiama bande. La banda è quella che sono... È vero, Crepe, era allora, ragione, il nome del gruppo era Sistema. Fio, che fantasia. Era che il nome era del vecchio cinema dell'oratorio. Ho capito. Esatto. Buono, abbiamo fatto un'altra... Segnati i nomi di... Questi erano la di banda. Sistema. La banda. Questi che fanno la barba, ma sai che le mecchie me la fai? Ma sa. Dai. Allora. Fa scurino. Vediamo chi di voi... Qui facciamo un bel tuffo indietro. Riconosce... Dove siamo a Pontevico? Che via è? Clepper, zitto che tu l'hai già capito. No, sono già arrivato. Ma questa è così. No, è semplice questa. No, non è tanto semplice. Roby, tu non hai capito che via è. Perché io ti conosco, lo so che non l'hai capito. Ma no, ma come non ho capito? Basta guardare i campanili, dai. Non suggerire, ostraga. Tieni botta. Papà, bisogna dire. Vero, un bello resta, mutturno, che la via. Se perché, assolutamente, se perché, la via. Ma che la via, che è il mio mitio, se è. Il mio mitio, se è che sta, Ma cambia la prospettiva, Clepper. La prospettiva. Verrò una Coca-Cola, mi dite a digerire. Ecco, mi raccomando la digestione, né? Falla lenta. Ghiaccioli, cioccolati, attesa Coca-Cola. Esatto, perfetto. Comunque si stanno rispondendo già tutti. È esattamente via 20 settembre. Sì. Dove c'è Lavasecco Bosio, così via. Sì. Ustia, Clepper, se te ne fa scelto. Ne è il crodino. Il crodino. Che ti viene una sete, Clepper, bestiale. No, ma che la Coca-Cola è calda. Nel fuoco che l'ho messa nel frigo. Ma ci ho dimenticato di metterla nel frigo. Hai una dispensa lì, Clepper, vengo a trovarti subito. Ho fatto di portarmi un ghiacciolo che sono qua vicino, non viene. Allora, andiamo invece a fare... un attimino un tuffo. Allora, Renato Cipriani sta specificando che è il mulino dei Botta, che è quel mulino di cui parlavamo nella precedente, no, nell'altra, no, sì, non è mica quello che sei per adesso, sì. Una volta lì c'era il mulino, sì. Stavo cercando perché avevo l'informazione della via, ma purtroppo da buon pirla non ho messo il segnaposto. Allora, ok, eccola qua. La dico io. Anni 30. Pagina 193. Sì, anni 30, ciao. Vai, Roby. No, vai tu. No, vai che così tengo il fiato.
in una veduta decisamente ad altri tempi, via 20 settembre, all'altezza del ponte della Seriola, dove sorgeva il mulino Botta. Basta. Alla fine del 1002 a Pontevico ne esistevano 13 di mulini. 13. Sì, ma chi lo dice? Il cosa in latino che lo dice? Il liber, non ci leggo, è poteris, esatto, del comune di Brescia. Sì, alla fine 1200 ben 13 mulini avevamo a Pontevico. Sì. Però guarda, se tu guardi la prospettiva, guarda com'era alta la chiesa di San Giuseppe. Sì, ciao. Sì. Come svettava, adesso è quasi coperto dalle case. Vero. Se vai lì e la guardi, non la vedi quasi neanche più. Verissimo. Ma te l'ho detto, diceva l'altra volta, Pontevico era davvero bello, cioè adesso con tutto, ma era veramente bello. Ah, pensavo che stessi perché ci abitavi tu, dopo sei andato a abitare. No, sì, c'ha solo che guadagnato. Va bene. Allora, beh, ancora bello come paese Pontevico. Sì, ma però sì. C'ha di quegli, aveva di quegli... Ah, questa è complicata, difficile. Quale? Presa da sempre dal Librone. Dal Librone. Anzi no, facciamo una cosa, facciamo dopo un salto indietro, prima facciamo un salto in avanti che però è un po' indietro. Chi c'è in questa fotografia? Dio, voi non lo riconoscete? Il Klepper? Sì, Klepper è gente più o meno della tua età. Ma questo che asilo è? Questo è l'asilo nuovo, ma ti ricordo che nell'asilo nuovo c'è stato il Klepper, sono stato io. No, sono più giovani di me. Prima di poco, molto poco. Ne ho riconosciuti un paio, almeno mi sembra. Anche con la bambina in alto sullo scivolo a destra. Diamo tempo alla gente di vedere e di incominciare a rispondere. Chi c'è in questa fotografia? Su ragazzi che li conoscete un po' tutti. Bisogna dire anche che la marca di quel copertone è la misura, eh? I Ridulù, i famosi Ridulù. Esatto. Adesso se fai una cosa del genere arrestano la maestra, il sindaco e tutti. Sì, è davvero. L'asilo se me ha anche un misto. Ridulù. Sì, è vero. Si giocava e le botte che fa down per via aspettare Ridulù. Perché usavamo nostro accampamento, si appestavano con quelli delle altre maestre per portare le ruote nel nostro accampamento, era loro della Sicilia. Sì, ciao. Però, ma al Morsale senza Paun. Che bei adesso tempi. È come si chiama? Era una discarica l'asilo. Adesso non è. Ma no, solo di copertoni. Sì, una cosa così leggera, una cosa leggera. Ma erano le cose più belle, alla fine ce le ricordiamo tutti e Buddy si giocava con poco. Quanta strada che hanno fatto quelle ruote lì. Ciao. Fai andare tu, Ren. Erano già abbastanza usurate. Allora, stanno incominciando un po' a rispondere. Allora, abbiamo Angela Bulgari che non può rispondere perché ovviamente c'è un parente in causa. Angela. Allora, abbiamo Claudio Gabbiani. Con la maglietta arancio. Sì. Il biondo qua, cappellone. Il biondo ricciolone, sì. Poi c'è Tania Spinelli. Sì. In parte a Claudio c'è mia cugina Simonetta. Sì. Ah. Dietro di lei c'è Tania. In parte a Tania chi c'è? Per me è Davide Vigoni. Bravo. È vero, sì, è vero. Sì. Poi... chi è che svetta là in alto la ragazza, la bambina che svetta in alto? La mia amica, la figlia della maestrosa. Sì, esatto. Dopo gli altri non li conosco. Bravissimo, nemmeno io. Uno mi sa che fosse Alessandro Azzini. Caschetto Alessandro Azzini, secondo me. Alessandro Azzini è un booking, per te. Secondo me sì. E poi io vorrei il nome di quel bambino, poverino, che è stato lasciato in parte da solo a fare la foto. La prima non si bianca, sai che è arrivato il nostro maestro. Ah, era venuto a rubare il Ridulù. Faceva il palo mentre quell'altro scappava. Vedi che c'è uno che scappa. Sì. Esatto, era rubare dopo botti.
Dopo la botte della Bobby. Botte dei Orbi. Dai, chi c'era? Chi c'era? Chi, ci sapete dire chi sono quei tre lì che ci mancano? Uno secondo me è Azzini. Quale Azzini? Alessandro. Alessandro? Quello col maglioncino rosso. Come sta andando? Dice Pietta Alessandro? Qual è Pietta Alessandro, Fausto Loda? Ma poi Fausto Loda, Andrea Bulgari, se sei Fausto Loda ti hai fatto Facebook, o sei Fausto Loda? Qual è Pietta Alessandro? Alessandro Pietro. È quello dietro. Forse Davide quello in piedi. Secondo me è quello dietro Davide Bigoni. Cioè, che sta mangiando? Il crepe. Veramente sei come mio padre, cioè parti dal dolce e vai al salato. Ci sente? Sì. No. Ah, no, allora quello in piedi col maglione rosso è Alessandro Pietta. Ah. Alessandro Pietta qual è? Ma qual è quello che ha la... Alessandro Pietta, quello che ha l'impresa edile. Edile. Sì. Sì, bersagliere, sì. Il tuo nemico Klepper, te da sei tu un alpino, lui è un bersagliere? No, sono miei nemici. Ah. Manca a me. Sto scherzando. Voi guardatelo, mentre c'è l'immagine lui gira per la casa. Anche io mi sono mangiare. Scusi, mi si è aperto una voragine nello stomaco. Sì, guarda. Ho visto Alessandro, sì. Allora. Guarda che domani poi devi andare a lavorare, Klepper. Ma fermi tutti, ho capito. Allora, Alessandro Pietta... è quello in piedi, quello che fa il palo. Esatto, quello che fa il palo. Ah, quello con il maglioncino bianco? Sì, esatto. Ah. Quindi quello con il maglioncino rosso, secondo me, resta Alessandro Azzini. Ah, va. Per me sì, è lui. Il taglio è suo. Quel caschetto fantastico. Cioè, mica quel caschetto... Quel caschetto è Mino D'Angelo. Non c'era mica anche tu, il caschetto? No, ma che? Ci ho sempre avuto quattro capelli in croce che andavano dove diavolo volevano. Vabbè, a sto punto direi che... passa oltre. Ok, passiamo oltre, andiamo. Ma Klepper, non hai più niente in dialetto da fare tu? Boh, aspetta, sto mangiando alla bocca piena. Allora, Mary, vai tu. Priglia qualcosa dall'elenco, Mary. Sto guardando. Cosa? A sta con l'UF è un detto. Chi è che ce l'ha dato questo? Ah, fermi un attimo. Sì. Fermi un secondo. Dietro a Davide Bigoni c'è Andrea Preti. Andrea Preti. Ah, fratello di Agnese. No. Antonio, no. Ma è, c'è più vecchio Antonio. Alla mia età. Più vecchio, sì. Ciao Antonio, mio coscritto. Vabbò. Vai oltre. Allora, scusa, chi stava facendo? Klepper o Maria Rosa che mi sono perso? Maria Rosa. Vabbè, che la buca più. No, l'aveva già detto una Klepper, eh? A sta con l'UF. Capito. Certo. Enza Corbellini dice si impara a ululare. Ma si va a vedere. Brava. Si impara a urlare. È ululare. Ecco. Sono troppo semplici questi cosi qua. Mary, hai una parola da tradurre tu, Mary? Voi finite? Sto guardando che le ho già dette tutte, però l'elenco che avete dato a me era quello lì, eh? Fane una che abbiamo già fatto. Quant la sent, la parla, se le mio luf, l'enca grosso. Sì. Brava. No, è da tradurre. No, non era da finire. Ah. Sì, ciao, stanno ancora commentando la foto. Hai voglia, sei troppo veloce. Al cifunsi, al cifunsi. Cos'è il cifunsi? Cos'è la di?
Elisabetta, dire... Mio ci fu, sì. Ma che patatine stai mangiando, Clapper? Il cinque dei poveri. Ah, no, fie. Ma se mai tante ricche colette. Un criceto. Un castorino. Un criceto, via, su mia. Una piccola direi, nutria. Direi più un come si chiama, un leone, un sigaro. Un leone marino. Esatto. Più un tricheco. Un leone marino. Però siamo un leone marino. No, perché quelle perose? Sì, allora, Federica Rossetti dice Comodino, Enza Corbellini Lavandino. Ah, no. E dicono anche Clapper, smettila di mangiare. Al Comodino. Il Comodino? Federica Rossetti. Chi è? Federica Rossetti è Federica che Rossetti. Ha detto di smettere di mangiare. No, che ha detto di smettere di mangiare è Enza Corbellini. Ciao Enza! Allora, andiamo a vedere un'altra fotografia. Quale facciamo? Quale foto fai? Questa qua. Ditemi che via, perché vogliamo sapere anche il nome della via. E vabbè, più o meno la zona. Possiamo suggerire oppure no? Là. Facile. Cercala sul libro che l'ho persa un'altra volta. Ma ricordi tu? Ma ricordi tu? Ma diciamo che adesso non è più così, né? No, non è più così. Ricordo più quella via. È cambiata, né? Sì, sì, certo. Però il nome della via è rimasto quello. Sì, certo. Diamine finita, che ce l'avevo qua prima aperta, brutto pirla. Oh, ma Gesù, Giuseppe Maria, l'eterno cosa sia. Ah? Cioè che non la trovo. Cosa sei a farla, però, strega. Qua ci state rispondendo un po' tutti, ma nessuno che mi dice il nome della via corretto. Ce l'hai, Giorgio? Adesso sì, l'ho trovato. È 87. Non voglio sapere perché non me lo ricordo. Lo sapevo, ma non me la ricordo questa. Via, caracqua, questa la scrivia. Sai che... Se quella che penso io è cambiata tantissimo. Era una cosa... Allora, stanno dicendo Tiziano Veronesi, Nicoletta Bricchi, Claudio Brighenti, Federica Rossetti. Ok, voi avete risposto correttamente. Allora, io anch'io lo conoscevo come Vicolo del Vento. Ah, ecco. Ma in realtà... Non è Vicolo del Vento questo qui, eh. Per me lo era, perché però poi ho capito che l'altro... È l'altro. Però per me era... Ma Vicolo qualcosa del Vento? Più? Non c'è più qualcosa? No, non c'è più. Poi ah, bene, adesso... Dopo io farò fare una domanda dopo. Cos'è la Calavia che insomma? È a via, tra la chiesa e l'oratorio. Queste sono le scuole elementari delle Canossiane. Sì. Bravissima. Che si chiama... Vicolo del Vento. No, non è quello. Quello era il passaggio da... Sì, dalla canonica alla chiesa. Esatto. Dalla casa della Bazza, la Bazza andava in chiesa senza andare fuori. Esatto. Si chiama... Roby, via? Non lo so. C'è scritto? C'ha il nome di un prete, mi sa. Che via è? Quella dove c'è le scuole? Garbelli. È via Garbelli. Via Garbelli. Vicolo del Prete. Se non mi sbaglio, sì. Vicolo del Vento è quello che c'è... C'è il gambero, bravo. No? Sì. 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 Vicolo del Vento è quello dove c'è il gambero. Il via Ottavio cos'è? Via Ottavio. Dove c'è l'ospedale. Ah, vero. Via Ottavio Pontevico. Sì, vero, Vico del Vento e via del Gambe. Sì. Ma Roby, tu che sei... È sempre all'aria, lei. Dimmi. Tu che sai tutto, Roby.
ma i San Pietrini che c'erano sulla porta, non dovevano rimettere una volta finiti i lavori un po' di anni fa? Taglia, non so. A casa mia non ci sono, che vuoi che ti dica? No, mica detto che sono a casa tua. Anche non perché so. No, ho detto magari sapevi. Allora, chissà che fine abbiano fatto, perché non sono stati più rimessi. Non sono ancora in magazzino del comune. No, probabilmente sì, probabilmente. Non lo so, Perché li hanno rimessi? Cosa? Perché, costo... perché si scivolava con il ghiaccio d'inverno, no? Non so, vabbè, a fare la cosa di quei cosi lì adesso, di quelli di San Pietrini lì, cioè, micidiale. Non è roba da poco, cioè. Va un posto esorbitante, mi sa. Sì. Poi sicuramente la tenuta non era al massimo, però dopo non lo so, magari ho detto una sciocchezza. Però lei dice bella. Però era così bella, ci erano rimasti solamente quelli. Esatto. No, c'erano anche, se vi ricordate, sulla curva del Sette Bello, diciamo così. No, io lì non mai, soprattutto. Ma dove li buttano quelli di quando li tolgono? Ma non so, li buttano via o li tengono loro? Ma no, penso che li tengono, perché basta solo. Tiene comune. Hanno un valore economico. Hanno valore. Anche perché poi sono, se non mi sbaglio, non sono cementati, ma sono fissati nella sabbia. Cioè non sono. Sì. Li tolgono e li puliscono. Sì. Se non mi sbaglio, dopo non lo so, io non faccio l'edile, come si suol dire. Al Sulì. No. Sono ignorante, ma allora, Nadia Est dice che non è vero, il vicolo del vento non è quello che diciamo noi del coso del gambero, ma è quello che c'è davanti all'oratorio, quello piccolino davanti all'oratorio. Che dicevo io. Sta di Aulì. No, sta mia di Aulì. No, di Aulì sta mia lì. Di Aulì sta in parte dove ci sono le scalette. E quello lì cos'è? Il vicolo dell'ombra. Vicolo oscuro. Aspetta, vado a vedere. Esce e va a vedere su Google Map, dai. Sto andando. È vero, vicolo del vento. Da dove sta la... Dove allora, sta... fermi tutti, che qui, come sempre... Allora, vicolo del vento. Secondo Google Maps, è quello dell'osteria del gambero. Ma infatti, vicolo del vento è quello. Allora, vicolo oscuro quello là. Vicolo del vento è quello, secondo Google Maps. Vicolo del vento è quello, sono sicurissimo anch'io. Il vicolo oscuro qual è? È quello davanti all'oratorio. O il Calde Monopoli. Monopoli. Vicolo oscuro, sì, è quello davanti all'oratorio. Certo. Ah. E scusami, è la via di prima, è sempre via Garbelli oppure ha cambiato nome per caso? Allora, aspetta un secondo, Robby. E chissà dove è via Roma, io lo so dove. Io no. È mica in borgo, no? No. Ingrandisci. Via Roma è petto di stile. Dopo la piazza davanti al castello. Grandire. Allora, qua è dove c'è... Il gambero. Qua sì, è vicolo del vento. Il vicolo oscuro. Sì. Sì, vicolo del vento, perché vedi che te lo dice qua. Sì. Però questo qua non mi fa zoomare, non so. Cambia telefono. Ma non è il telefono, è il computer, cioè Google Map. Ma che eccesso di roba stai usando? Ma cambia. Dobbiamo fare... Adesso che è via Roma, davanti al castello. Sì, via Roma davanti al castello. Praticamente c'è solo il castello in via Roma. Sì. Qua. È da parte da via Mazzini e arriva giù al ponte. Sì, da dopo la piazza che arriva sul ponte via Roma. Sì, perché era la strada che andava via Roma. Tutte le strade portano a Roma, dottore. Quindi... allora. Vediamo che abbiamo ancora da qua. Ah, quello de che messo il laurel è Picaprede, no? No, Picaprede era mica il marmista. Ah no, sì, Picaprede è marmista. Una volta ce n'erano tre o quattro a Ponte Vico, se non mi sbaglio. Allora, mi dicono che Picaprede è quello che posa il porfido, non il marmista. Ecco, lì sono un porfido. Quindi sì. È quello che mette giù i San Pietrini. San Pietrini. Sì. Perché li picchiano giù. Infatti. Pronti? Dai.
Che cosa? Ah, wow! Anche questa qua l'hai tirata fuori bella. Ma era una talent jewel o era una cartolina? No, siamo anche in ambito di bande musicali, né? Esatto. Allora, dal libro anche questa, vero? Ovvio, pagina 197. Veravis? Ah, una cosa, sì. ho avuto il piacere di rincontrare Attilio Bricchi sabato. Mi ha detto che chi fosse interessato ad avere il libro dell'Avis con tutte le fotografie che noi stiamo utilizzando può recarsi nella sede dell'Avis la domenica mattina, perché ne hanno ancora un po' a disposizione. Quindi se siete interessati, fatevi avanti. Attilio, io sono interessata, visto la parentela potresti anche portarmelo a casa, grazie. La domenica mattina quando l'ho messo. Dimmi. Il libro è questo. Aspetta un secondo. Aspetta, devo spostarmi perché sono sulla tabella. Ok, vai. È questo qua. Esatto. Che ci sono tutti un sacco di fotografie con le varie didascalie. Sono tutte le foto di tutti i calendari AVI. Sì. Fino al 2003, 2004. Ovviamente. No, 2005 ci sono. Bella. Allora, stanno rispondendo a chi c'era in questa fotografia. Sta dice antecedenti. Cos'è che parla così? È partito Siri dell'orologio. Sta dicendo che il mio cuore si è fermato per 5 minuti. Fiecca allora, Carmela Filippini, hai ragione. Le sa tutte, Carmela? Sì. No, non c'è Enza Corbellini, non c'è Cominelli. Cominelli suona la fisarmonica. Gino. Questo qui è stato un avvenimento abbastanza importante del 1955. Più precisamente era il 28 dicembre del 1955. Allora, uno l'avete indovinato che è Vittorio Marelli e l'altro chi è? Allora, Baronio Luigina ci ha beccato, quindi secondo me Baronio Luigina tu hai il libro. Ha fatto... Oppure l'hai imparato tutto a memoria. Esatto. Quindi sono Vittorio Marelli ed Enzo Marchesi. In pratica, cosa è successo? Per la trasmissione il microfono è vostro, della RAI. Radio Televisione Italiana. Sì, riprende e trasmette uno spettacolo dal Teatro Comunale di Pontevico. In questa particolare fotografia sono ritratti Vittorio Marelli ed Enzo Marchesi nell'interpretazione del brano Il terzo uomo di Caras, non so. Gli era proprio un grande palinsesto una volta. Ah sì, più che altro giravano proprio l'Italia, non è che si fermano sempre nei soliti posticini dove si fanno adesso. Strano che era smia a Napoli. Esatto. No. Allora, qui facciamo adesso invece un altro tuffo avanti rispetto a quella fotografia, ma sempre indietro. Klepper, te la devi smazzare tu perché me l'hai mandata tu. Però non mi ricordo più niente. Ma dai, ma ragazzo mio, Gesù. Non ho scritto giù. Ma è quella che ti ho mandato tutto, ti ho scritto tutto. Ma allora cosa fai? Tu vieni qua e mangi e basta. Allora, chi sono? Chi c'è in questa fotografia? Vediamo se li riconosci. Aspetta, fammi vedere però. Guarda. Ah, sì. Ustia. Quindi devo andare a recuperare il primo qui lo conosco, gli altri boh. E il nome della banda? Suona ancora tutt'oggi, questo qua è il primo, vero? Boh. Il primo a sinistra. Quello, sì. quello con la giacchetta... Il giubbetto in pelle. Sì. Allora, stanno dicendo che c'è Gino Cominelli. No. No. Gino. No. No. No, su, dai. Perché mi è Gino.
Allora, Giuliano Schivardi dice Camillo Mosca. Esatto, ah, sì, bravo. Fatto, sì, primo qua. Il primo adesso ci viene in pelle. Sì, Camillo Filippini dice Mosca e Camillo, Beppe Chiappari, Diego Marchetto. Esatto. Diego Marchetto è il quarto. È il quarto, sì, quello con la giacchetta grigia. Mm. E gli altri due invece non... Paolo dice Chiappari, Klepper, vai, non, fermi tutti che si stanno scatenando, quindi piace. Fabrizio Marchesi dice Giuseppe Chiappari. Fra Chiappari e Marchetto chi è che è? Angiolino Girelli. Blackfeet. Chiedo se sono Blackfeet. Gira in italiano, dai. Sì, comunque è giusto i Blackfeet. I piedi neri. I piedi neri. Che nome. Sì, Giorgio, segnati tutto. Fausto Lodo cosa dice? Carl Beppe Chiappari, Angiolino Olivetti. Allora, Diego Marchetto e Angiolino Girelli. Con Angiolino Girelli chi è? Che non, è, non ce l'ho presente, non è. Eccolo lì. Ero capito. No, no. Non lo so neanche io. Sono i piedi neri comunque. Ho capito. Piedi neri perché non si sono lavati i piedi. Boh, può darsi. Sicuro? Quelli di prima come si chiama? I Saturnia. No, mio Saturnio. Che è di prima? Della mia Saturno era Natar, no. Il sistema. Bisogna segnarsi i nomi, perché sennò qua perdiamo tutti questi nomi qui. Sistema, i piedi, Blackfeet. No, secondo me erano i piedi neri, non era in inglese. Però no, allora magari, sai, in questi anni andava questo Englishman. Effetto British. Sto sapendo adesso perché io sono andato a riprendere il tuo messaggio, Klepper, per vedere, perché hai detto che non ce l'avevi. Tu mi hai scritto una cosa e dopo un po' ti sei corretto, perché infatti non mi tornavano i conti. Sì, perché io te, perché mi aspetta. Ha scritto così, poi mi sono corretto, allora ho fatto... Mi dicevo, mamma mia. Cos'è? Allora, Giorgio... Tu mi avevi scritto una roba, in realtà poi era un'altra, e io stavo qui adesso 3 ore a guardare e dicevo, ma non sembra quello che dice lui. Non è quello che dice lui. Poi ho visto che sotto avevi scritto altro. Esatto. Non mi ricordo, però se dici che è così, così. Purtroppo l'ho mandata una settimana fa. Dimmi, Roby. Allora, stavamo dicendo, prima mi hai chiesto così all'inizio se volevo dire qualcosa, sai? Esatto. Io sono la voce seria, come mi dici Giorgio, ma io non sono serio, quindi vabbè. Dai, Don Roberto. Aspetta che mi metto... Allora, guarda che bella maglietta che su, vedi. Allora, sì, che bella. Allora, no, niente, vabbè. Io e Giorgio ci siamo sentiti in questi giorni, e purtroppo ci siamo anche visti. Ma niente. Quando ci siamo visti io sono... Cosa? Allora. Ti sei malato, sì, infatti. Perché ti ho sputato in un occhio, però tu... Esatto. No, vabbè. E ci siamo visti, così abbiamo fatto due parole, così, vabbè, adesso, lo sapete tutti com'è nato il Ponte Vico Live, è nato in quei momenti così difficili, così ridendo, scherzando, noi ci abbiamo preso gusto, e adesso ci stavamo anche un po' chiedendo se era giusto andare avanti, se interromperci, trovare giuste modalità, anche perché adesso, vabbè, la stagione diventa bella, la gente non sta più in casa e quant'altro, e magari non so riprendere questo autunno quando magari la stagione si fa meno favorevole per le passeggiate, per andare in giro, e magari non so, troviamo anche nuove idee. Però nel frattempo, Giorgio, correggimi sempre, perché io magari vado a braccio e magari mi dimentico, perché sai, come dici, mi dici sempre tu, sono anziano. Però abbiamo insieme... E a volte non vai a braccio ma vai a piedi. Anzi, no, vado sempre a piedi, io sono un camminatore. No, ho capito, guarda che... Sono vecchio ma non sono rimbambito. Stavamo dicendo che io e Giorgio abbiamo in mente una grande cosa, una bella cosa, una cosa che forse potrebbe piacere o piacerà, non lo so.
quindi nei prossimi giorni potrebbero esserci delle novità molto interessanti che realizzeremo a breve. E stateci, seguiteci perché è una cosa che secondo me è bella, perché abbiamo capito che questa cosa qui che noi abbiamo creato, questo Ponte Vico Live, ha dato vita a questo senso di comunità, senso di appartenenza, voler bene al nostro paese, stare insieme, aiutarci e quant'altro. Quindi, e si è dimostrato in questi giorni. Giorgio, c'è da aggiungere qualcosa? Allora, no, hai detto tutto, pienamente in linea. Aggiungo solo una cosa, state, vi chiediamo lo sforzo, diciamo tra virgolette, di andare a controllare un po' tutti i giorni la pagina di Ponte Vico Live, perché a un bel punto faremo un'edizione straordinaria della nostra diretta, probabilmente già questa settimana, dove annunceremo quello che abbiamo in mente di fare. Se non è questa settimana, magari sarà sul fine della settimana, ma noi comunque sia entro 7 giorni vi diremo cosa abbiamo studiato, cosa abbiamo pensato. Quindi restate in contatto, perché come ha detto Roby, io sono convinto che piacerà, sono convinto che sarà... Perché per me l'estate sarà diversa, con questa cosa qua l'estate sarà molto diversa, sarà più bella. Decisamente, più bella e anche un po' più colorata. E anche più orgogliosa. Decisamente. Buono, perfetto, basta, vai con una foto, dai! E come dice, il maestro Marchesi, pur essendo un po' schiavi di inglesismi nel nostro nome, quello che faremo di inglese non avrà niente. Andiamo avanti perché Noter sono dei punti, esatto, bravo Roby. Allora andiamo, Klepper, ho pronunciato correttamente? Sì, bon, perfetto, no, correggimi perché sai magari io non sono un purista come sei tu. Allora di questa persona purtroppo il nome non c'è. Ce n'è, ne conosco uno perché è, diciamo, di famiglia, però l'ho sempre trovato una bellissima fotografia. Ma un complet? No, non è... No. Ma è una banda... No, dopo, la banda... la banda dopo, la facciamo dopo. Facciamo un attimino un attimo nel passato, sarà velocissimo perché io so il nome di una persona, delle altre no, però è anche un simbolo di quello che è stato, c'è stato a Ponte Vico e che distingueva Ponte Vico un po' da tutti gli altri comuni della Bassa. Che bella quella foto qua. Klepper, bambini, chi vi manda alla colonia? Il Duce. È il Duce. Sì, è proprio Andrea Legarchel. Allora, io ripeto, i nomi del... Ma Giorgio dove l'hai presa questa qua? Sempre dal librone? Sempre dal librone, ma questa qui viene perché è stata fatta, come si dice, a me l'aveva data mia mamma perché l'aveva presa dal calendario e fatta fare tutto, perché tra queste persone c'è anche... C'è anche tua nonna? No, c'è anche la sorella di mio nonno, la zia di mia mamma. Ah, pensavo tu. No, non ce l'ho ancora. Beh, che caisci, nessuno di noi c'era. Ma che pagina è questa roba qua? Non lo so, perché io non l'ho presa da lì. Cioè, so che c'è sul calendario perché l'ho rivista. La trovi, mi sa, nella fine dove ci sono le fotografie, quelle piccoline. Dici? Sì. No, in fondo ci sono quelle moderne. No, ci sono anche quelle... Dici? Sì. E infatti, pagina 300. E se andò a pomeriggio il libro. Esatto, Stefano, esatto, Angela, esatto. Questa qui è una vecchia fotografia che... Ah, sì. Allora, abbiamo, quindi, quella... Allora, partiamo da sinistra. Parlando delle donzelle, la... Seconda è la... Oddio,
com'è che si chiamava? Marta Bulgari, la sorella di mio nonno. Ma scusami un secondo, ma questa foto dove è stata fatta? Dove? È stata fatta a che non saprei, non c'è scritto, non c'è specificato. No, perché non riesco a capire. Secondo me è il ponte della ferrovia, è di fronte alla colonia, perché chi vi manda la colonia, questo c'era un muro evidentemente di fronte al ponte della ferrovia. Ah, di fronte alla colonia c'è questo muro. Di fronte alla colonia, scusa, sì. Sulla destra, se tu guardi nell'angolo in alto a destra, c'è un pezzo di pilone. Da lì, secondo me, parte il ponte. Potrebbe essere, sì, sopra c'è la massicciata, sì, è vero, è vero. Sto guardando sulla cosa, è vero, è vero. C'è la massicciata che parte il coso. Esatto, quindi poi mi dicono, sì, esatto, Stefano giustamente mi corregge, era ovviamente la sorella di mio nonno, la sorella della, oddio, aspetta che sto facendo un casino, era la zia di mia mamma e sua zia, sì. Sì, sì, perché era la sorella di sua mamma, sì. Sto facendo un po' di casino. Giorgio! Non volevo dirlo, né, ma... Allora, c'è dentro anche, mi dicono, la... Addio, aspetta, la mamma di Ernesto Malanca. Qual è, però? Ah, non lo so. Qual è la mamma di Ernesto Malanca? Dicolo Angiolino Rietti. Anche vai da Tiglio a fartene dare un altro, ma ce l'ho subendolo me. Secondo me è quello di Robby. Quando ti ha portato la roba, in realtà te l'ha vista e te l'ha portato via. Dice, ma neanche per sogno. No, le mani aliate a casa mia. Allora ho detto, chissà chi è la mamma di Ernesto Malanca. La risposta di Fausto Loda? Chiedilo lui. Strepitoso. Forse io glielo chiederei anche, ma non so dov'è. Ah, la Bravo. Prima, Angela Bulgari dice che è la prima, la mamma di Ernesto Malanca. La prima da destra o da sinistra? La prima da sinistra, penso. Quella è parte al marinaio? Sì. Maianti ai remi. Ho trovato un libretto, l'utenza dei vasi, quadretto di Torchiere Caiguri. È un libretto che ho trovato, è del 1883. Guarda chi pagava l'acqua dell'acquamento. Signor Nolli Pietro. Ma ho perso una fotografia, adesso devo finire una fotografia. Pago. Dottor Maianti, davanti a lui mia madre. Dottor Maianti, non ho capito. Ah, come credo paga. 24 maggio. Ah no, che sì, in marzo. Avete fatto ci sono ragionamenti. Questa è un po' vecchiotta, di foto, quindi ciao. Allora, ce n'è una che io ho sottovalutato, ma nel leggere ho perché leggi? Sì, ho questa cosa perché io non la sapevo, questa cosa qua. Ma dai, quale? Adesso ve la faccio vedere. Spostati alla pagina 301. Restiamo un attimino sul fiume e vediamo questa fotografia. A cosa si riferisce, secondo voi? Ah, bella. Ci sono due cose. Sì, l'avevo vista. Io non l'avevo vista perché sono più cose e me la sono persa perché l'avevo presa sempre dal calendario, questa non dal libro, infatti si vede che la qualità della fotografia non è bella. Però è una bella storia, non sapevo io che facessero questa cosa. Klepper potremmo... Robby Klepper lo rifacciamo anche noi quest'estate. Subito. Che è andata a Venezia. Sì, bravo. Come spoilerare le cose, ma non ho neanche fatto tempo a vedere la fotografia, tale Zavì. Ah, non dovevo dirlo. E che anno era, Giorgio?
No, allora questo l'hanno fatto dopo, perché lì c'è il ponte, esatto, di ferrovia, il ponte di ferro, quello provvisorio. Esatto. No, ne hanno fatti due, uno l'hanno fatto in un anno, e poi questo qui sarà stato negli anni seguenti. Questo qua mi sa che l'ha fatto, forse che era Po Black, che è, quando sono andati giù, con queste barche qui, con quelle vasche da bagno. No, che no. Chi era? Piero Stringhini, quello era. No, allora, Piero, qui, Piero Molinari. Sì. Questo qui in pratica è una rievocazione di un primo viaggio che fu fatto nel 1952 per rendere omaggio alla Serenissima, della quale Pontevico, diciamo che ne faceva parte. Il primo viaggio fu fatto nel 1952 da Maianti Dottor Giovanni, Cella Italo, Cigola Giovanni, Maffezzoni Severo, Marini Basilio, Millini Alessandro in Barbotta, che si dice in dialetto? Barbotta. Quindi pensate che da Pontevico sono riusciti. Cioè, quelle barbotte sono andate fino a Venezia. Sì, esatto. Ma adesso non so se adesso fai fatica a fare, perché ci sono varie chiuse, sollevamenti e quant'altro. Non riesci più. Vai. Sono ancora fermi, aspetta, stanno ancora discutendo sulla fotografia di prima, che io non pensavo scatenasse tutto questo coso. Non so, mi sembra strano che dicano così. Mi dice Fausto Roda di Fabrizio Marchesi che sono i suoi genitori. In questa fotografia ci sono i genitori di Fabrizio Marchesi. Ah, non so, io... il professor Marchesi è quello col cappellino, Alfio. Aspetta che vado a prenderla. Vado a prendere la lente di ingrandimento. Sì, però Fausto Roda, detta Andrina Volgari, mi metti una frase di senso compiuto e mi specifichi le cose, io posso anche interagire. Gilda! Ma io non capisco, cioè sono limitato io probabilmente, senza probabilmente. Intanto senza Carmela Filippini, sì sì, l'ho citato, Cigola Giovanni, sì sì, c'era anche lui. Ai remi, risponde Angela Bulgari, ai remi, quello ai remi, chi, cosa, confermo, no, mio padre ai remi, e mia madre quella, ah ok, quindi ai remi c'è il papà di Fabrizio e davanti al papà di Fabrizio c'è la mamma di Fabrizio. Ma dai, la pensa. Ok, abbiamo quindi ricostruito. Abbiamo la mamma di Ernesto Malanca, la zia Marta, il papà e la mamma Alfio. Di Giulia. Fabrizio. Il capitano ci manca, qualcuno aveva detto chi era il capitano. Io Fausto Roda leggo quello che ha scritto Fabrizio Marchesi, ma leggo anche quello che hai scritto tu, manca un H. Questa qua di che anno sarà? Questa qua qui sarà degli anni 40? Sì. No, 40 no, sarà prima anche. Sì, prima. Sì, prima. Però... Ascolta, se mio nonno era del 25, se non vado errato, a zia Marta. Niente, cambiamo. Vai, dai. Andiamo adesso a concludere con una foto topissima, anche questa, topissima. Stiamo parlando sempre di bande. Chi c'è? Dai, 3-2-1. 3-2-1. Ma Dio, 3-2-1, 3-2-1. Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Good deal. No, si no, va a dire. Qua... Qua vogliamo sapere anche qua dovete dirci tutti i componenti della banda, il nome della banda e l'anno da che è stata fatta la fotografia. Maria. Io ne conosco solo due, quindi
come due mi dico fuori. Io non ne conosco forse due, ma Gimma se me lo... ma chi è che l'è messo? Allora, Paola Veronesi sta iniziando a rispondere. Un'amica mi ha detto mezza tua parente. Mia? Mia? Sì. Di dalla sì, Mary. Chi? Mia, ah, sì. Mary. Sì, sì. Come fa a essere tuo parente? È la cugina di mio marito. Ah. Tutte parente di tutti. Chiedo. Vai di Manervio, eh. Ah, sì, ma state rispondendo alla grande. Allora? Para, dai. Dilli però, Giorgio. Volevo aspettare perché se li dico poi li spoilerò, più nessuno risponde di loro. Comunque, ah, iniziamo da Paola Veronesi, Maria Zilli, Stefano Gennari e Lusetti. Sì. Maria Teresa Guerra, Luca Lusetti. Lusetti. Fabrizio Marchesi risponde, penso, con il nome della band, la Angels Band. The Angel Band. Sì, Angels Band. Poi abbiamo Carmela Filippini che dice Lusetti, Enza Corbellini dice, penso sia Maria Zilli, Paolo Scalvenzi e Lusetti, Tiziano Veronesi. No, Paolo Scalvenzi. Dice Paolo Scalvenzi. No, non c'è Paolo Scalvenzi. Non è, infatti non penso neanch'io. Gennari, Lusetti, Anni. Zeri, Anni, sì, tutti giusti. Marco Anni è quello di Manervio. Sì. Fabrizio Cipriani, Alessandro. Esatto. Non qual è? Cipriani è quello davanti. Quello davanti a Barbara Cucciato. Sì, brava. Carlo Cucciù. Cadè, la sua barba è così, cazzo, è cambiato. Ma questo che a me, che lei con la canottiera e ci sei poi tu. No. È che su me, no. Chi è? Sono due ragazzi di Gedi che quindi non si possono conoscere. Ah, anche la tipa in parte, no. La tipa in parte l'ha detto adesso Giuliano Schivardi, Cominelli. Barbara. Barbara, che è di Manervio. Ah, è il tipo con gli occhiali di Dre, con gli occhiali scuri? Allora, quello è Giorgio, ed è sempre di Ghedi. Ah, siamo a Cesare e poi tu. Che è Marco di Ghedi, sempre. La ragazza accucciata vicino a Alessandro chi è? Maria Zeli. L'hanno detto Maria. La moglie di Beppe. La moglie di Beppe, ragazzi, sì. Beppe De Rusino. Beppe De Rusino. Ah, ecco che Stefano ha scritto. Sì, che ha corretto. Sì, sì. Beh, li hanno indovinati tutti, Giorgio, giusto? Sì, tutti. Allora, ricapitoliamo. Accucciati c'è, partendo da sinistra. Alessandro Cipriani, Luca Lusetti e Maria Zeli. Poi sopra, sempre da sinistra, c'è Barbara Cominelli, che è di Manervio, Giorgio e Marco di Ghedi, Angelo Fontana, Stefano Gennari e Marco Anni, che è di Manervio. Bravissimo. Uh-huh. Il nome era... Angels Band 94 Chiesa del Carmine a Brescia. Erano internazionali gli Angels i Band. Due tipi i due De Ghetti che mio cognome è come Leonardo da Vinci, loro si chiamano Da Ghetti. Sì, certo. Giorgio e Marco da Ghetti. Giorgio e Marco da Ghetti. Non hanno cognome, hanno come che non Leonardo da Vinci, loro sono Da Ghetti. Da Gate, allora dai, l'ultima perché questa qui ce la do un po' così almeno la facciamo fuori e ce la do dalla prima puntata. Che roba è? Esisteva un'osteria a Pontevico, dai, che mai prendiamo la lì. Guarda che quello in mezzo, figlia dell'amo, chi è? Che col maneste. No, sì, bravo.
mi sfugge il nome, come si chiamava? Ma lei cosa niente che i piai le fumanti? Roba buona. La pasta asciutto. C'è anche il volante di una Lambretta. Ah, ma le Gemparello intero. Sarà polenta. Oppure io sarà la polenta. Ah, magari sono tutte polente. No, però sta tirando, però vedi che sta tirando su col mestolo, quindi è qualcosa di... è forato la quel trippa, mestolo. La trippa, la trippa. Vai con la trippa. Fia che fan, crepe. Che bello. No, la trippa porta che il bretto la tira mio sì col mestolo furato. Sì, ma magari... No, vedi che parte, magari c'è un altro mestolo. Quello serve per prendere sul il ciccio. Pasta asciutto? No. Sì, un paio di trippa. Ma no. Io non taino molto, Allora, Paolo Veronesi dice: mio zio Daniele Ferrari. Sì. Chi? Daniele Ferrari. Dico l'Ostia. Che col mestolo. Sì. Daniele Ferrari, il Daniele dell'Edui. Sì, bravo. E quindi l'osteria era? Il Gallo. Se c'è mai la mia, il Gallo. Sa che non lo so com'era il nome esatto. Sul libro diceva un altro. Ma dove l'hai preso? Farlo. L'ho presa sempre dal calendario, quindi c'è sul... Di sicuro c'è sul libro le... c'è... Metti anche le pagine. Si fanno ancora. Sul... L'ho preso dal calendario prima. Il libro è arrivato dopo. Questa qui l'ho fatta e non l'ho mai utilizzata. Allora non c'è magari. No, c'è, sono sicuro che c'è. Eppure a me sembra che c'è, cioè, dopo magari qua è un'altra, fa un altro posto. Però allora, mi sembra anche il bar. Allora, stanno rispondendo. Dove c'era Gallo. Il Melody praticamente. Sì, no? bravo. Esatto. Si chiamava il Gallo. Ma io quando l'ho trovato sul calendario mi diceva che era, la chiamavano l'Osteria delle Vedove. Certo. E perché anche lei era Daniele delle Vedove. Quindi non so però, se magari il nome vero era del Gallo oppure sembra no. Sembra che si chiamasse il bar il Gallo, però non sono sicuro. Ah, lo chiamavano, sta dicendo Angela Bulga, di che la chiamavano l'Osteria delle Vedove, ma in realtà era quella del Gallo. Ah, è detto. Ah, ecco. Non riesco a trovare. Perché? Sono sicuro che c'è. Sai che no, io non mi è mai sfuggita questa cosa qua, non l'avevo... Non mi ricordo, dai sempre la tua il cornetto agita perché galera appena lì. Il cornetto agita. Chi siete sempre? C'è anche sì, PCD. No, ma non era... Era più vecchio lui, Ma non eri sì. in quella foto, quindi? No. Io non l'ho vista questa foto qua sopra il... Devo cercarla dopo, comunque sia, sono sicuro che c'è, Robby. Adesso sto facendo spassare tutto. Io compirla, ho ritagliato le fotografie. Ah, capisco niente. E era Juventus Club e Ferrari Club. Sì, bravo. Che memoria, Klepper. Le sai tutte. Dicono che si giocava anche a biliardino. Lì ero piccolo, non mi ricordo. Te lo dimenderai appena tu il cornetto algido. E urla. Per madre. E madre la diceva, vale Daniele a tuo cornetto, lui gli diventa Daniele a tuo cornetto, può pagare la casa. Eccoci qua. Va buono. Daniele, non vedo. Sì. Quindi, io non l'ho trovato. Vabbè, dimmi. Salutiamo. Siamo un'ora e venti, direi di sì. Sì. Ricordiamo a tutti, se foste interessati ad avere il libro... Potete andare la domenica mattina nella sede dell'Avis. La domenica mattina andando alla messa. Dopo aver ritirato qualche giorno prima i pass d'accesso, perché come ha detto Monsignore, per accedere abbiamo bisogno di quello. Ricordiamo a tutti di tenere bene le orecchie alzate, perché questa settimana faremo un bel annuncio. E noi ci vediamo. Domenica prossima ci vediamo ancora, Robby? Ma è... vediamo adesso, penso di sì, dai, non so. Penso di sì, magari domenica facciamo l'ultima. Vediamo. L'ultima e nell'ultima scusami, spogliarello dei Klepper. No, ci comincia a banna qua a Sina da solo. Ma non ho, capito,
non ho capito una cosa. Lockdown è finito. Lockdown è finito. Hai detto che facciamo un annuncio in diretta oppure facciamo, no, perché mi devo preparare psicologicamente. No, no, oppure... facciamo l'annuncio in diretta, no, no, annuncio in diretta, ah. In diretta, facciamo l'annuncio in diretta. Pensavo che mettessi il post e invece facciamo proprio no, 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 diretta. Annuncio in diretta. Break news da Baghdad, è iniziato il bombardamento. Esatto. Tipo Emilio Fede, quanto è scoppiata la guerra nel Golfo. Hanno attaccato. Come che si chiamava? Maria Luisa Rossi Hawkins. Ok, se collegamento. Va bene, dai. Va buono, ok. Quindi, cosa diciamo, Roby? Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti. Ciao, a presto. Ragazzi. A presto. Ciao.